Agar, la schiava, lavora tanto per aiutare Sara. Ma ora Sara sorride di un'idea. Sara ha deciso che sarà Agar, la schiava, ad avere un bambino. E Agar è giovane, e il bambino sarà bello, e tutti lo ameranno. È contenta Sara, e ci sarà gran festa, perché un bambino nuovo è sempre il benvenuto. E così Agar aspetta il bambino e si vuole riposare. E Sara la sgrida, perché nel campo c'è sempre tanto da fare e non si può stare seduti a guardare. E Sara sgrida anche Abramo. Ed Abramo non sa che cosa dire. Agar se ne dovrà andare, perché Sara ha deciso così. Ed Abramo deve accettare. E Agar se ne va e cammina nel deserto. Ma il deserto è troppo grande. Agar vuole andare in Egitto. Ma l'Egitto è lontano ed il sole è vicino vicino e non c'è acqua da bere. Ma ecco all'improvviso una sorgente azzurra e fresca. E la voce ha visto Agar e la vuole aiutare e le vuole parlare. Nasce il bambino di Agar nel bollente deserto. Ma il deserto sarà amico di questo bambino e questo bambino diventerà il padrone del grande deserto, come gli onagri forti e selvaggi. Il bambino si chiamerà Ismaele e il Signore sarà suo amico.